Prossima domanda. Come vede il rapporto tra un uomo maturo con una giovane e viceversa, tra una donna matura ed un giovane? È sempre un rapporto abbastanza intrigante e forse anche un po' pericoloso sotto alcuni punti di vista. L'ho affrontato questo discorso un paio di giorni fa. Ah, addirittura. In compagnia, non dobbiamo parlare di lavoro, ma sto facendo un lavoro dove c'è un corpo di ballo, ci sono ballerine, attrici giovani, e mettevo in suspicione questa domanda, questo quibus. E quindi la risposta è dettata sempre lì, siamo sempre lì. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, ti puoi presentare come vuoi, però dentro di te devi esprimere qualcosa. Se non hai qualcosa dentro, puoi essere giovane, puoi essere vecchio, puoi essere anziano. È indifferente questa cosa, uomo-donna, donna-uomo, cioè uomo maturo con donna giovane e viceversa, cioè indifferente? Ma no. O esistono forse... Io non ho mai avuto di queste, a livello amicale, sì. Non ho mai avuto di queste remore. Per me l'amicizia di una donna giovane, sì, o l'amicizia... Ho basato soltanto una cosa, e questo rimanga qui tra, sì, di noi, sì, tra rimanga di noi, che non lo dite a nessuno, no, anche perché so che la televisione non trasmette mai. Non lo sa nessuno quando la televisione fa... poi è finzione, ci mancherebbe. Il caso posso dire che è finzione, io fingevo, sì, eccetera, certo, eccetera. Di una cosa dobbiamo essere certi e sicuri. Che quello che facciamo lo facciamo in assoluta buona fede, mai in cattiva fede. E che tu possa avere un'attrazione per una donna giovane o per una donna meno giovane, l'ho messa sempre in funzione dell'intelligenza. Di entrambi. Non ho mai avuto donne giovani o meno giovani che non siano state dotate di un grande fascino, di una certa cultura. Perché? Per un semplicissimo motivo. Siccome io non ho mai dato così significato vero e proprio al gesto, uso questa metafora, al gesto in sé per sé, perché voi sapete che dopo il gesto, se non c'è dietro altra cosa, rimane il gesto e uno rimane come un pupo messo lì. Comprendiamo allora, il significato. Ecco, allora, se questa metafora, dopo il gesto c'è la parte più difficile, che è quella che riguarda l'armonia, il sapere dialogare, convivere, ecco, convivere nei pensieri. Questo è l'aspetto che ho curato moltissimo. Bene. Non ho badato molto alla bellezza in quanto tale. Ecco. Strano, perché generalmente comunque gli uomini maturi guardano come primo... No. Io no. Non è nel caso suo. Se una donna per e ce ne sono, così come ce ne sono uomini, certo, non ci sono dubbi. E di quelle che non dicono, se tu ci parli e non ti sanno rispondere, è proprio brutta la cosa. Dopo ti fumi la sigaretta, ma dopo che ti sei fumata la sigaretta ti puoi fumare tu stesso, non succede nulla. E allora niente, lì ho tolto, è stata sempre così. Benissimo, non lo dite a mia moglie. No, ci mancherebbe. E attenzione, perché adesso la prossima domanda... La mia nepotina da 3 mesi non capisce non niente. Capisce, in questo momento. La prossima domanda è un po' particolare, perché probabilmente, forse, riusciamo a metterla in difficoltà. Come si immagina il paradiso? Forse io, ci siamo riusciti. Io mi immagino il paradiso. Mi immagino il paradiso di Dante, che è, sì, stato una delle persone straordinarie, innanzitutto. Il paradiso. Me lo immagino in maniera molto relativa, perché vedere uno e rivederlo in paradiso, quando uno va in paradiso è che uno è sereno, allegro, sorride, può darsi che ci arriva dopo e aver rivederlo fatto un po' di dopo anche un milione di anni di nuovo, come stai? È sempre così, mi risulta un po' difficile.
Il paradiso mi riporta un po' alla concezione. Io purtroppo non ho una grande, non ho un ascendente verso il buon Quindi padre, pensa forse di non essere stato buono e il quindi ha buon padre paura? eterno. No, anzi, io lo ricerco in qualsiasi momento, tutti i giorni. E penso una cosa semplicissima, che questo Dio del vuoto, questo essere senza spazio, senza materia, senza tempo, arrivato a un certo punto si sia messo a creare per che cosa? Per farsi dire che lui c'è. Allora questo mi ha lasciato un po' di dubbio, però, ripeto, sono sempre alla ricerca Però lo immagina. di questo Signore. Poi penso un'altra cosa. Se immaginiamo che le stelle, solo le stelle, che sappiamo essere in numero inferiore ai pianeti, sono in questo momento quello che gli scienziati hanno scoperto, come numero più numerosi dei grani, particelle della sabbia di tutte le spiagge del mondo, Ci rendiamo conto che non se siamo soli. solo le stelle, quindi immaginiamo i pianeti. E allora a questo punto è inevitabile che la domanda mi dice, ma proprio in questo coso di miliardi e miliardi Dobbiamo essere gli siamo unici? solo, non, ho qualche dubbio, Ha qualche ho dubbio, qualche vabbè. dubbio. E lì mi fermo. E lì ci dobbiamo fermare indubbiamente perché poi insomma si allargherebbe troppo e le risposte insomma tarderebbero ad arrivare. Per chiudere, la settima e conclusiva domanda, cosa è la perfetta felicità? A parte chiaramente abbiamo saputo la nipotina che sicuramente le ha dato No, no, un'enorme una domanda felicità. bellissima, una domanda bellissima. Che cos'è la perfetta felicità? È una domanda bellissima perché io a tutt'oggi non l'ho nemmeno avvicinata questa domanda, perché mi riesce difficile essere felice ed essere infelice. Non riesco a capire la felicità o l'infelicità. Io per me essere felice o essere infelice fa parte di quel straordinario circo, di quel straordinario mondo che è il nostro essere, la nostra vita, che è fatta di felicità, eccetera. È Per cui completa. se io selezionassi anche per un istante, qua sono felice, qua sono infelice, non riuscirei a Ci capirlo. si confonderebbe Per quasi. me la vita è bella, appunto, dicevo, perché, di nuovo, e non mi accusate di questo, non sono affatto pessimista, anzi sono ottimista, la vita è bella perché è ingiusta. E con questa bella, insomma, definizione, passiamo a vedere la sua bella videocanzone. Tra l'altro è un classico della musica brasiliana, La ragazza di Ah sì, Ipanema, no? ah The sì. Girl from Ipanema. È una versione bellissima, però come al solito ci deve dare una spiegazione perché questa Subito, scelta probabilmente avrà ma una lei storia. ne fa parte della mia vita, io sono nato a Pozzallo. Ah, pensavo sono nato in No, Brasile. sono nato a Pozzallo. Pozzallo è Capopassero, quindi Sì, la quindi parte zona più a sud estrema dell'Africa, della vicino Sicilia, all'Africa. Io con una sono, spiaggia bene, meravigliosa, spiace, perfetto, zona di Marzamemi. sono africano, quindi la Marsa, Pachino, eccetera, eccetera. Ecco, se voi spostate gli anni e me li riportate a 40 anni fa, quando io ero giovanissimo, bambino, giovanissimo, bambino no, ma un giovane, e pensate, allora c'erano i Makuni, le montagne di sabbia, Che bellissime, adesso sono e scomparse. scomparse, e i Pozzallo, le strade sterrate, i galli che cantavano, le galline che erano messe nel Erano veri e dal muso. propri borghi E marinari. erano Bahia, Sì, e quindi la fantasia. e mi sembrava un po' Donna Flora e i due mariti di Gorgo Amado, ecco quel periodo lì, spensierato, dove la povertà veniva esaltata dalla natura, che faceva sì che la tua povertà, che era estrema, Diventasse ricchezza di perché quando vita. sono nato io, ricordatevi, c'è il famoso editto di Noto,
no? Sì. Non lo sapete? Il famoso editto, la bolla pontificia di Noto ci fu, perché il vescovo di Noto, spargendosi la voce, sono nato in un posto che era, scoprì che era molto più povero dove nacque Gesù Cristo. Per cui se ne andò a Roma e ci disse: non è vero che Gesù Cristo nacque, c'è un giovane che nacque, che è nato ancora più miseramente di Gesù Cristo. Per cui ci fu questa famosa bolla, discussione a quel povero prete, vescovo, poi l'hanno fatto diventare cardinale, c'era miseria, per dire questo, c'era grande povertà, però la bellezza, la natura era straordinaria, così come il Brasile di allora. Vedo che la fantasia brasiliana poi, insomma, con questa canzone la completa, no? È la canzone che esalta. La mia giovinezza. È una canzone del 1963 che arrivò altissima in tutte le classifiche del mondo ed è veramente un cavallo di battaglia della musica brasiliana ma nel mondo. C'erano tutti che Amado, c'era lui che scriveva, poi c'erano Barca de Orlando, Jobim, eccetera, eccetera. Vinicius de Moraes. Che scrisse proprio il testo di questa canzone. E allora ce la guardiamo chiaramente con le immagini di Mico Magistro.